ancora un aggiornamento per quanto riguarda il campionato mondiale di pallavolo femminile. Simonetta Martellini. L'Italia in vantaggio di un punto, 10-9 per le nostre ragazze che stanno giocando il tie break della finale mondiale. Un'azione di Togut le ha portate in vantaggio, sbagliano adesso le statunitensi, l'azione può essere costruita in parte azzurra, di nuovo Togut chiamata dallo bianco, 11° punto, 11-9 nel tie break. 2-2 erano terminati i set precedenti. Linea provenzali. In avvio di ripresa invece il gol del vantaggio. Scusa Delfino, mondiali femminili di pallavolo. Italia in vantaggio 13-9 sugli 12-9 sugli Stati Uniti. Con l'Algeri al servizio rispondono gli Stati Uniti con un'azione di Logan Tom, 12-10. Sono momenti cruciali di questa finale iridata. Le azzurre sono state fermate dai time out chiesti dall'allenatore statunitense. C'è la Logan Tom di nuovo al servizio per gli Stati Uniti. Ricordiamo il punteggio 12-10 e il tie break. Rientra Piccinini che era stata sostituita temporaneamente da Anzanello. 13° punto per le azzurre. Le statunitensi contestano una decisione dell'arbitro, ma le squadre sono già in posizione per proseguire il gioco. 13-10 dopo un'azione della Togut e dopo che la Anef, tentando un muro sulla fortissima schiacciatrice azzurra, ha toccato l'asta della banda commettendo dunque fallo e consegnando il 13° punto alle nostre ragazze. 13-10 l'azione degli Stati Uniti ancora con la Anef, difende la Rinieri, palla contrastata a muro tra Mello e Scott ed è l'11° punto degli Stati Uniti. 13-11 per le nostre ragazze. La linea provenzali. Ancora Simonetta Martellini. 14-11, match ball mondiale per le ragazze azzurre. La palla è in campo statunitense che costruisce un'azione difettosa e adesso tocca alle azzurre. Di nuovo la Togut chiamata in testa dalla palleggiatrice lo bianco e l'Italia femminile è campione del mondo battendo gli Stati Uniti 3-2. Raggiunge un risultato che è più che storico, mai neanche sfiorato, immaginato dal nostro movimento femminile. Una squadra in crescita nelle ultime stagioni, cresciuta grandissimamente nella gestione di Marco Bonitta, allenatore di un gruppo nuovo che ha rivoluzionato incontrando anche notevoli ostilità, ma che adesso ha pienamente ragione. L'Italia femminile della pallavolo è campione del mondo, un campionato in crescendo con una brutta pausa nella fase centrale che però ha risvegliato la grinta e la determinazione delle ragazze azzurre che stasera hanno veramente compiuto l'impresa sul campo di Berlino contro gli Stati Uniti, campionesse mondiali. La linea provenzali. Grazie, grazie davvero di cuore Simonetta Martellini, la notizia è indubbiamente il modo migliore per concludere tutto il calcio minuto per minuto. Naturalmente mi riferisco semplicemente alla notizia perché poi ci sarà ancora tempo per approfondire tutti gli aspetti di questa partita davvero memorabile della squadra italiana, delle azzurre che sono riuscite a conquistare quello che tu hai definito un traguardo storico ed indubbiamente tale è.